fatto questo breve video, che poi adesso non so quanti minuti è, per farvi vedere che tutto quello che avete visto fino adesso non è tutto oro quello che luccica, nel senso che è circa, ve lo dico subito, guardiamo, è circa più di un'ora, no? Circa più di un'ora, perché sono uscito alle 12.45, sono le 14.17, quindi è più di un'ora che giro, ho fatto un bel po' di buchi oltre a quelli che ho filmato, perché cioè sapevo che era rottame, quindi era inutile accendere la GoPro per filmare così, cioè ho cercato di concentrare un po' i video, insomma. Detto questo, appunto tutto quello che ho trovato, che avete potuto leggere prima, è dato dal fatto che di ore e ore e ore di ricerca. Cioè io adesso non faccio più video, stacco la GoPro e vado avanti ancora tornando indietro verso casa, praticamente un'altra ora, ora e mezza di ricerca, e sicuramente non si troverà niente. Beh, questo non è proprio un bosco da reperti archeologici piuttosto che monete, anche perché comunque se ci sono dei reperti bisogna avvisare il comune e comunque consegnare sempre. Finora non ho avuto la fortuna di trovare reperti particolari. Sì, qualche bosso, qualche proiettile, comunque ogiva, non proiettile, esplosa. Una addirittura era carico, l'abbiamo fatto bruciacchiare, lo vedrete nel prossimo video. E con questo volevo solo appunto dirvi, non comprate il metadetector per trovare oro. Compratelo, se volete comprarlo, ci sono di tutti i prezzi. Io ho iniziato con un... come si dice? Un... 350, un Garrett 350, costava 300 e qualcosa euro, ho iniziato con quello sono andato al mare in spiaggia, ho trovato un bel po' di monete, niente oro, ho trovato veramente tante monete, tanti euro, e tant'è che mi sono comprato quello più buono, che è questo qua, questo è un Garrett AT Pro, questo l'ho pagato 700 euro, scusate, costava 700 euro, c'era lo sconto, poi mi hanno dato i soldi per il mio Garrett, alla fine l'ho pagato 480 euro nuovo. E questo è subacqueo, in todo, e fino a 3 metri, però io non lo metto mai sott'acqua, nel senso lo uso in acqua fino a qua circa, con gli stivali, perché tanto non mi serve andare sotto e rimanere sempre bagnato, perché poi ci stai comunque delle ore anche in acqua, quindi a me interessava che se mi sfuggiva, se mi perdevo, se mi cadeva qualcosa, non si rovinasse, perché l'altro chiaramente trava acqua, lo buttavi via. Quindi ho preso questo impermeabile apposta, e con questo ho cominciato a trovare oro in spiaggia. Poi mi è venuta l'idea, come avete visto nel video, di fare questa pala forata e andare anche in acqua, e lì ho trovato veramente delle meraviglie, le vedrete dopo, le vedrete anche negli altri video che metterò. Adesso ho fatto un giro qua nel bosco, visto che è zona rossa, nel bosco qua dietro casa mia, sono arrivato praticamente fino a Borgo Ticino, e niente, adesso torno indietro e alla prossima, faccio una bella foto alla GoPro e al video, così tutto in diretta, tac, bella a tutti ragazzi.